Questa mattina all'alba gli uomini della GDF di Catanzaro, nell'ambito dell'operazione denominata Fiume Coraci, hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere ai danni di un gruppo di ragazzi accusati di concorso in spaccio di stupefacenti. Dopo una lunga indagine antidroga diretta dal sostituto procuratore Simona Rossi, supportata da numerose intercettazioni, i Boschi Verdi di Selia Marina sono riusciti a identificare il gruppo di giovani residenti a Catanzaro che solitamente si incontravano sul lungomare di Catanzaro Lido nei pressi della foce del fiume Corace. Il GIP del Tribunale di Catanzaro, Camillo Falbo, ha emesso l'ordine di cattura per Armando Fiorentino e Claudio Francesco Chiaravallotti, entrambi 21enni, Marco Spallino di 29 anni, Andrea Forte di 22, Carlo Alberto Borromeo di 20 e Stefano Spiridetti e Giuseppe Rotundo, entrambi 28. Gli episodi incriminati riguardavano principalmente lo spaccio di hashish e cocaina e hanno visto impiegati 50 uomini delle forze dell'ordine, tra cui alcune unità cinofile del gruppo GDF di Lamezia Terme. Nel corso delle indagini si sono già effettuati numerosi sequestri di sostanze stupefacenti e 3 arresti in flagranza di reato nei mesi di marzo e aprile dell'anno scorso.